GT Alloquendo, adesso basta. MT ha rotto i coglioni. Basta. Vedi di non farmi incazzare. Ti butto giù il canale. Quindi stai attento, perché il prossimo video te lo inculo, vaffanculo. E niente, come avete visto, Francesco Sporco si è incazzato, voi state dalla sua o dalla mia parte? Fatemelo sapere con questo inutile sondaggio che apparirà adesso. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come vedete oggi ho deciso di cambiare, siamo su Need for Speed San Andreas, un simulatore di Need for Speed, sto creando una gara drift e adesso aspettiamo gli avversari. 2000 years later. Finalmente ho trovato altri tre giocatori, possiamo partire. Ennesimo cazzo di caricamento, madonna cara. Tanto perderei testa di cazzo. Madonna, ma di già. XDD, te lo mettiamo in culo, senza avvisarti XDDD. Porca puttana, vecchiaccio di merda, sto XD lo usano i ritardati. Ah giusto, che sbadato. Ma beccati il mio fumo in faccia, stronzone. Vaffanculo. Ragazzi, se guido di merda è perché sta lagando da fare schifo, non so se si nota in video, e oltretutto non gioco da almeno 4 mesi in sto server, quindi abbiate un po' di pazienza. Ma che cazzo stai dicendo? Di la verità ai tuoi iscritti, cioè che fai schifo alla merda. Tu sei nato rincoglionito, e morirai rincoglionito, sappilo. Vaffanculo. A differenza tua sono divertente. Non è vero, rompi solo i coglioni. Vabbè, nel dubbio beccati il mio fumo, cazzone. Ma che cazzo stiamo facendo? Senti, passa nel server che sai tu. Per una volta sono d'accordo. Ebbene sì ragazzi, siamo passati su FFS, purtroppo lì laggava troppo e non riuscivo a giocare bene. Ora aspettiamo altre 2 ore. 2 hours later. Perfetto, le 2 ore sono passate, possiamo partire. Sono tornato stronzone. Ma perché ti chiami YouTube? Aga gaga. Non fare domande e gareggia. Porca puttana. Lo sapevo che sto cazzo di coso si ribaltava, madonna. Cerchiamo di guadagnare posizione. Peccato Estel Corraro, ha. Oh cazzo, mi ero dimenticato che qui vive Orazio, no. Oh ma che cazzo vuoi a lesbica, a lesbica ma guarda te quel figlio di puttana, se ti prendo ti inculo così forte, che dovrei camminare in sedia a rotelle per 2 settimane, e se ti caghi addosso è un miracolo, stronzo. Quanta cattiveria. A few moments later. Agagagaga, abbiamo inculato anche il suo amichetto, Orazio, dove cazzo è finito? Jajajaja, io sono un nerd schifoso, e mentre tutta la gente se congria a me se sto in casa a gareggiare mattina e sera, infatti sono così bravo che la polizia non prova neanche a fermarmi, jajajaja, non so neanche che cazzo sto dicendo. Amico mio, tu sei quello dei 30 centimetri, giusto per fartelo sapere. 30? Io ho i miei 40 centimetri duri duri. Schifoso, ma come cazzo ti permetti? Tieniti ahí tu y merdos y 30 centimetri, chi que una sola persona c'è ahí 40 centimetri duri duri, e che io sono io, cazzone. Ma in tutto questo, Orazio da dove sta parlando? Almeno io sono morto e posso parlare. Io sono onnipresente, Sterco Raro. Giusto, ormai sei una divinità in questo canale. Sì, ti stronzi, sto aspettando il mio amico Nerd per vincere insieme, jajajaja. Eccolo lì. Abbiamo vinto, che bello, che bello. Jajajaja, ti amo. Anch'io. Madonna. Ma dove cazzo mi fanno partire? Dio sp***o. Guardate, mi tocca fare il cazzo di giro mentre quei bastardoni hanno già vinto. Madonna, sto server di merda quando fa ste boiate mi fa incazzare non poco. Vaffanculo. E adesso dove devo andare? Sperando non arrivino quei fottuti sbirri a rompere i coglioni come di consueto, Dio dono. Si sono rincoglioniti anche gli avversari a gagagaga. Ma che cazzo fai? Pezzo di merda. Zitto e incassa. Ma sei sempre in mezzo al cazzo. E per forza, non si capisce dove si deve andare, madonna cara. Segui me, piccolo ritardato. E se me lo dici tu? Oh merda. Che cazzo avevo appena detto? Era ovvio, era scontato come il cagotto dopo il caffè. Ora basta con le stronzate e cerchiamo di vincere sta merda di gara, per quello che ne è rimasto di sta gara gagagaga. Ecco, e quando vedi gli spuntoni sai già che c'è un Orazio in mezzo ai coglioni. Vaffanculo. Madonna che rima.
Ma che porco d***o è successo, madonna d***a, nella valle dei chiodi, dio s***o. Che vergogna, un tizio des... E tu stai zitto, pezzo di merda. Ma come cazzo è possibile? Non mi ha nemmeno toccato quel coso. Guarda te, mi tocca gareggiare senza una ruota. L'ultima speranza è trovare un fixer che mi ripara l'auto, ma la vedo dura. Ma che cazzo, uffa. Forza signori, ce la posso fare, basta solo volerlo. Andate a fare in culo, pezzi di merda fumante. Rieccoci, speriamo bene almeno in questa, dai, con la Sultan sono molto bravo. Mi hanno pure dato il nos dall'inizio, questo è un buon segno a gagaga. Sta gara è iniziata col piede giusto, ci siamo, me la sento, questa la vinco. Comunque io mi soffermerei sulle mie doti di guida, sono un cazzo di maestro, vero? No. Ok, scusate. Olè, mi tocca salire sul monte sabbioso lì, come cazzo si chiama? Adesso arriva il ponte, voglio vedere quanta gente cadrà a gagagaga. Ogni volta mi prendo un mini infarto in quel punto lì. Ce la farò? Sì, ce l'ho fatta gagaga, e mi sono pure beccato il mega nos, questo si chiama benessere, imparate signori. Sta parte qui è molto difficile con sti cazzo di rialzamenti, no, che t'avevo detto? Era ovvio, ogni volta si sbanda come le merde. Cazzo che frenata, stavo per finire in acqua, madonna. Ora nuoviamo il culo e andiamo verso la vittoria, anche se manca ancora un sacco di strada a gagagaga. Però sono sicuro che questa la vincerò, basta non fare errori. Sisi, parla parla, ti ricordo che ci sono io dietro, stronzone. Oh merda, ma che ci fa qui Francesco Sporco? Lo avevo lasciato alla linea di partenza. Non mi lasci da nessuna parte, schifoso, ti butto giusto a merda di video, hai capito? MP ha rotto i coglioni, porca puttana. Ma tanto arriverò prima di te e non riuscirai a buttarmi giù il video. Convinto, pensa a correre prima che ti svernicio quell'auto di merda. Ma è uguale alla tua. Zitto e incassa, coglione. Incasso questa bella vittoria gagagagaga. Vaffanculo, piccolo esterco raro, è riuscito a sfuggire dai miei 40 centimetri duri duri. Non ci credo, la Cheetah, una delle auto che odio di più, e abbiamo pure l'orsetto stupratore dietro, madonna, sta partita è già fumante. Oltretutto nel mini radar si possono notare gli sbirri a sinistra pronti a spanarci il buco del culo. Ottimo, ottimo direi, siamo pronti a farci inculare dalla pula, che merda. Al solito cercherò di fare i giri più velocemente possibile, dato che le volanti tirano molto, anche se non sembra. Ma che sono tutti quei fixer? Agagaga. Ma che cazzo ho detto? Ancora tu? Ma che palle. Tanto non passi, anzi, grazie per la spinta gagagaga. Pensavi di vincere? Schifoso, volevi. Ehi, ma che cazzo. Non ci credo, ho dimenticato un checkpoint. Se vabbè ciao, sta gara è persa in partenza, madonna non ci posso credere. Ora l'ho preso e mi tocca anche rifare il giro, sta mappa è fatta presa di culo, ne sono certo. Eccolo là, vaffanculo dai, cerchiamo di muoverci. Vabbè dai, in fin dei conti non sto notando molta differenza tra me e l'avversario in prima posizione, c'è speranza gagagaga. Ma dove cazzo sono finito? Porca puttana! Ecco un altro disperso a gagaga. Con me non si fotte, mio caro, torna dietro, cioè al tuo posto. Senti, non fare il gradasso con me e vai a rompere i coglioni altrove. Ma se li rompi già di tuo. Zitto. Ma guardate sto sacco di merda, mi ha impalato, forse il karma esiste davvero, che palle, ha fatto anche danno, adesso ho perso posizione e devo riguadagnarmela, che palle. Piccolo esterco raro, e stavolta sei mio. Porco solo questo. Ha, piccolo esterco raro è stato inculato a dovere, ce ve ne sere. Siamo passati al derby, come sempre a gagaga. Ecco uno stronzetto. Merda! Che bello quando l'omino ergastolante soffre nell'anima, adoro. Che vergogna, usi i termini femminili, io ti zitto, e che cazzo. Ma in sta partita non ci sta proprio un cazzo di nessuno. No, vabbè. Ma che cazzo è esploso? Agagagaga, siamo rimasti in due, andiamo a cercare questo vascello di merda, così gli apro il culo per bene.
Ehi, ma che cazzo? Agagagaga, ho vinto, non mi lamento. E niente ragazzi, per oggi va bene così. Mi scuso per la durata, ma ho già spiegato nel video precedente, spero questo vi sia piaciuto, in tal caso, like, commento e se vi va iscrivetevi che mi fa piacere, e niente, saluto Antonio. Buonasera!